mercoledì 6 dicembre, presso il Palasport di Piazza Zarita a Bologna, si è svolto l'annuale Job Meeting, un'opportunità per neolaureati e per chi cerca lavoro di farsi conoscere dalle numerose aziende presenti e di informarsi sulle offerte di altrettanti operatori pubblici e privati. Ciao, mi chiamo Battistini Andrea, sono qui da... sono laureato da pochi giorni, infatti da metà novembre. E niente, sono venuto qua appunto per un'introduzione al mondo del lavoro. Mi pare una fiera alla fine piena, anche se in uno spazio un po' ristretto, diciamo. E sono andato anche a altre fiere del genere, però questa qui mi sembra strutturata bene. Poi vedo anche che non c'è troppa gente, nel senso, in fila agli stand, quindi questa cosa qui può essere anche utile per ottimizzare la consegna dei curriculum, ecco. Ciao, sono Carla. Sono qui oggi perché mi sono appena laureata e sto cercando appunto delle opportunità di inserimento in tirocinio, inserimento lavorativo, che mi permettono di acquisire esperienza rispetto al mondo del lavoro e rispetto al settore su cui ho studiato e in cui mi voglio specializzare. Come ti sembra questa giornata? Hai trovato qualcosa di interessante? Beh, in realtà sì, perché comunque ti dà un vasto panorama di quelle che sono alcune delle maggiori aziende per ora, quali stanno aprendo, in più appunto ti danno l'opportunità di conoscere più approfonditamente alcune delle realtà, come per esempio sono stata a una conferenza di Lidl che insomma è stata abbastanza carina perché ho conosciuto un po' più nel dettaglio come lavorano, quali sono le loro strategie e soprattutto cosa stanno cercando, che è quello che interessa penso a tutti qui. Siamo con Stefano Giampedroni di Costa Crociere. Ciao Stefano. Ciao, come va? Bene, bene. Volevamo chiederti come sta andando la giornata e come può essere utile per voi di Costa Crociere una giornata come questa. Allora, diciamo, sta andando abbastanza bene, come avete avuto modo di vedere, i ragazzi in coda sono molti. E il vantaggio di essere oggi a Bologna è quello di poter metterci in mostra come una realtà che offre opportunità di lavoro. Il nostro slogan, quello alle mie spalle, recita: benvenuti al talento al quadrato, perché Costa Crociere offre non solo posti di lavoro a bordo delle navi ma anche a terra. C'è tutta una fervente attività nella nostra sede di Genova che coinvolge tantissime competenze che sono quelle che ragazzi che sono qui oggi possono avere. Ho visto nella pubblicità che siete una delle poche aziende a quale richiedono anche curriculum non solo ingegneristici, economici, ma anche umanistici. Esatto. Cerchiamo di rassicurare anche tutti i laureati in quel tipo di materie. Beh, allora, diciamo che questa parte è probabilmente la parte più interessante. Coloro che hanno fatto un percorso nel settore umanistico sono vicini alle persone, per cui nel momento in cui ci si potesse poi trovare anche ad accettare un'esperienza di vita a bordo delle navi, sia modo di coltivare un bagaglio di conoscenze fatto da incontri con persone che vengono da tutto il mondo, per cui crescere competenze nell'ambito umanistico, magari linguistico, a livello di risorsa umana, è interessante e lavorare con noi permette di arricchire un bagaglio di esperienza molto, molto bello. Io lo raccomando, l'ho fatto per 12 anni, sono qui oggi a dire venite, fate questa esperienza, quindi venite, venite. Grazie mille e buona continuazione. Grazie. Beh, ormai siamo arrivati alla 25esima edizione o oltre e quindi diciamo è un appuntamento storico della città. E sì, la risposta è forse sempre alta in termini numerici, però penso che la qualità sia migliorata perché appunto dopo 25 anni questi eventi sono studiati e misurati anche dai visitatori. L'anno scorso abbiamo rilevato delle criticità, soprattutto per tanti studenti provenienti dalle materie umanistiche che lamentavano, diciamo, poche opportunità per
il loro corso di studi. Pensi che quest'anno sia migliorata la situazione? Quest'anno comunque sono presenti aziende come della grande distribuzione, per cui lì all'interno si possono trovare anche possibilità per laurea umanistica. Nella grande distribuzione c'è molta più comunicazione, c'è molta più gestione, c'è molta più logistica, insomma, dove anche una laurea umanistica può trovare risposta. Grazie mille, complimenti per l'evento e speriamo di vederci il prossimo anno. Grazie a voi.